Lotta alla povertà, il Consiglio dei Ministri approva il reddito di inclusione. Kim fa paura, un missile sorvola il Giappone. Stupro di Rimini e caccia ai quattro del branco. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che introduce il reddito di inclusione. Si tratta di una misura studiata per contrastare la povertà, vincolata all'adesione di un progetto personalizzato per trovare un lavoro. Le famiglie beneficiarie avranno un assegno mensile che potrà arrivare fino a 485 euro. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha convocato una riunione di emergenza dopo che la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile che ha sorvolato il Giappone. È la manovra più aggressiva di Pyongyang verso un alleato degli Stati Uniti. Secondo Seoul, il missile sarebbe in grado di trasportare una testata nucleare. Caccia aperta a Rimini ai quattro del branco che, secondo ipotesi investigative, sarebbero nordafricani ricercati per lo stupro di gruppo ai danni di una turista polacca di 26 anni e per il pestaggio dello suo compagno nella notte di venerdì scorso nei pressi del bagno 130. I due sono ricoverati in ospedale. Vi prego, aiutateci a tornare a casa, l'appello lanciato dai ragazzi. Il caldo e la siccità ancora non allentano la loro morsa sul paese, anche se un miglioramento delle condizioni meteo è previsto a breve. Sul fronte siccità invece Acea ha deciso di ridurre di notte l'acqua a Roma, proprio al rientro dei romani e non solo dalle ferie. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi al sito adnkronos.com. Arrivederci ancora una volta dalla redazione web.